Gesù ci ha dato un segno. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Iniziamo questa nuova settimana con il Vangelo. E anche oggi voglio commentarvelo qui da New York. Dietro di me c'è la Statua della Libertà, al mio fianco c'è Manhattan e noi siamo a Brooklyn, precisamente nel quartiere che si chiama Red Hook, un luogo che anni fa ha visto la conversione di molte persone che vivevano nella droga, nella delinquenza. Pensate a Nicky Cruz, che è stato evangelizzato da David Wilkerson, pastore di una chiesa evangelica. Noi in questa parrocchia della Visitation di Brooklyn stiamo evangelizzando da più di 10 anni. Accogliamo il Vangelo che oggi ci parla con Luca 11, 29, 32. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: «Questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Poiché, come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Amen». Cari amici, come sentite, qui vicino continuamente abbiamo degli elicotteri per la sicurezza, per tante situazioni che in questa grandissima metropoli di New York attraversa giorno dopo giorno. E noi vogliamo fare una news, una specie di piccolo TG delle buone notizie. In un luogo dove c'è molta caoticità, vogliamo annunciarvi la parola di Gesù che è pace, che è serenità, che è soluzione a tutti i problemi dell'uomo. E oggi Gesù ha detto a coloro che cercavano un segno: voi siete una generazione malvagia perché cercate dei segni, che tra l'altro già avete avuto, ma dei segni che non basteranno mai a soddisfare la vostra curiosità e la vostra ricerca. Dice: soltanto il segno di Giona, profeta, verrà dato a voi. E noi sappiamo quel grande dono che Gesù ci ha dato. Il dono di manifestarsi così come Lui è. E in Lui noi troviamo e scopriamo il volto del Padre. Che cosa allora dobbiamo fare per non essere una generazione malvagia, se non avere un cuore che crede, un cuore aperto? Infatti, sinonimo di generazione malvagia e incredula è sclerocardia, cioè un cuore duro, un cuore che non si piega di fronte alla parola, non si piega di fronte all'invito di Gesù, come abbiamo ascoltato ieri alla festa delle nozze. Ecco allora la via che oggi Gesù ci dà, quella di credere a Lui, una via in cui noi sappiamo che segni nella nostra via, nel nostro cammino, Lui continua a darceli e già ce li ha dati. Apriamo gli occhi, mettiamoci in comunione con Lui, chiediamo un cuore che si scioglie di fronte alla Sua parola, che ha la capacità di convertirsi, un cuore che ha la capacità di mettere in pratica ciò che Lui stesso ci ha detto. Spirito Santo, vieni, vieni, oh Spirito Santo, abbiamo bisogno di Te, abbiamo bisogno di vedere con i nostri occhi che Gesù ci dà segni della Sua presenza. Segni che è vivo, segni che anche oggi guarisce, segni che anche oggi libera dal male, dalle catene, spezza tutti quei legami alla malvagità, alla durezza nei nostri cuori. Spirito Santo, noi ci mettiamo alla Tua presenza e Ti chiediamo di infondere in noi il coraggio, la forza e la speranza di seguire il Signore Gesù.
e di aprirci ai segni che Lui stesso ci ha già dato. A te l'onore e la gloria, Gesù, sia sempre nei secoli dei secoli. Amen. Cari amici, ecco lo slogan di oggi: Gesù ci ha dato un segno. Chiediamo allo Spirito Santo di aprire gli occhi e di vedere quanto Dio ci ama è in mezzo a noi proprio oggi. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao!